L'intervento di Matteo Marfoglia. Matteo è artista e coreografo residente a Cardiff in Galles dal 2012 ed è artista associato della Compagnia Nazionale del Galles. Matteo lascia la sua città natale, Pesaro, all'età di 16 anni per formarsi all'estero in Olanda, dove poi continuerà la sua carriera di danzatore in diverse compagnie e progetti europei. Matteo? Ciao, sentite? Sì, ti sentiamo, vai pure. Okay. Allora, ciao a tutti intanto e grazie ad Antonio e a tutto lo staff dell'Hangarfest per questo invito a noi artisti. E, diciamo che leggendo e riflettendo sulle domande a noi proposte, ho deciso che invece di focalizzarmi su una domanda specifica, ho utilizzato queste domande più oppure mi hanno aiutato, diciamo, a prendere spunto per scrivere una mia riflessione che rispecchi questo momento particolare dove ci stiamo trovando tutti. E vorrei centrare questo pensiero di oggi su tre parole che risuonano in me in questo momento, iniziando con la parola consapevolezza. E naturalmente, ovvio, è inevitabile che siamo tutti consapevoli della situazione in cui ci stiamo trovando, e di questo sconosciuto cambiamento che ci sarà nel nostro settore. Quando io dico sconosciuto, intendo dire che ad oggi possiamo solo immaginare, parlare, pensare a come sarà, diciamo, il cambiamento, ma a mio avviso personale, diciamo che il cambiamento vero lo percepiremo solamente quando saremo in sala, torneremo negli studi, in contatto con altri colleghi, nei teatri o in altri spazi performativi, diciamo. E secondo me in questo momento di cambiamento l'artista ha avuto in fronte, o mi sono sentito in fronte alla scelta di prendere una parte attiva o passiva durante questo processo o evoluzione. E diciamo che durante questo periodo di quarantena mi sono trovato un po' rimbalzando fra una e l'altra. E quando parlo di parte attiva o passiva, diciamo che mi riferisco al produrre, da quanto l'artista possa essere partecipativo o meno in questo momento riguardo al creare di un'opera, perché l'artista comunque, anche se non crea, rimugina, perlomeno io. Ma il punto per me, il che non significa che una parte o l'altra abbia più valore dell'altra, diciamo, ma è semplicemente un modo, credo, che ognuno di noi ha voluto reagire a questa situazione. E diciamo che qualsiasi parte l'artista decida di prendere, secondo me, io reputo che abbia lo stesso valore se la scelta appunto viene fatta con consapevolezza del cambiamento, che è un cambiamento che è già in atto a prescindere che si sia attivi o passivi, e che appunto non siamo semplicemente in pausa aspettando di tornare a questo conosciuto, a quello che conoscevamo. Appunto, non mi ricordo se Antonio o qualcun altro, a parte questo, di non sprecare questo momento, di prenderlo semplicemente con una pausa. E sicuramente ad un certo punto si tornerà a ciò che ci è noto, conosciuto, ad una sorta di normalità, ma sempre con la consapevolezza appunto dell'accaduto e di come ci abbia toccato come artisti e come esseri umani. E che mi collega alla seconda parola, che è deprivazione. Questa parola l'ho estratta da uno dei miei lavori, che è chiamato Desensitized, e che è un dance film che ho creato nel 2015, ma è stato recentemente riproposto dalla Compagnia Nazionale del Galles durante il periodo di lockdown. Ed è un lavoro che si basa sulla ricerca della deprivazione sensoriale e del processo di come, quando uno dei sensi ci viene deprivato, cosa succede e come si manifesta l'amplificazione degli altri quattro. E voglio usare questo esempio come metafora per evidenziare questo momento di privazione che tutti abbiamo vissuto e stiamo vivendo. E alcune di cose sicuramente ci accomunano, di cose che ci sono state private, alcune cose ci distinguono. E diciamo che la cosa che mi ha fatto riflettere come artista è quanto abbia dovuto spostare la mia attenzione, il mio pensiero, la mia energia
non su quello che mi era stato tolto e di cui sono stato privato, ma appunto su quello che è emerso e su quello di cui mi sono arricchito come conseguenza di questa inevitabile deprivazione, diciamo. E che mi porta all'ultima parola, che è il luogo, posto. E questo momento, come a tutti, ci ha costretto a rimanere geograficamente fermi, no? Per del tempo che per me personalmente è più lungo del normale. E io, come credo tutti gli altri artisti qui presenti, soprattutto nella danza, che è una forma d'arte, sai, non dettata solamente dalla lingua, quindi ci permette di viaggiare e scambiare pratiche più facilmente, siamo abituati allo spostamento continuo, quasi come se, non so, lavorare all'estero avesse un valore diverso, a volte percepito come un valore maggiore, che è giusto o sbagliato, non so. Però l'estero per me appunto è anche l'Italia, la considero estero. Diciamo che questa idea dell'internazionale e dell'internazionalità è sempre stata molto presente nel mio percorso, e invece per me questo momento ha portato a galla quanto poco io conosca il territorio in cui vivo e come ultimamente sia diventato un territorio come un altro, diciamo, dove sviluppare il mio percorso lavorativo. L'anno scorso, riguardando il calendario, sono stato solamente 6 mesi in Galles e 6 mesi all'estero, quindi mi ha fatto un attimo riflettere qual è il mio audience. Il mio audience possono essere i miei vicini, che opportunità sono presenti per lavorare, creare scambi con altri colleghi gallesi o anche vicini di casa, appunto come Francesca ha detto prima. Durante questo periodo di quarantena mi era venuto in mente di fare uno spettacolo sul tetto di casa, no? Di casa mia, è così che lo potessero vedere tutti i vicini. Insomma, mi ha fatto ripensare perché mi sono sempre proiettato come artista sul lontano, quando c'è ancora ho tanto da scoprire dietro l'angolo. Quindi ora più che mai mi sento che come artista sono responsabile di conoscere e di investire ulteriormente e più profondamente nel mio territorio e nel luogo in cui vivo. Quindi per concludere, diciamo che vorrei continuare questo percorso come artista, oppure reiniziare questo percorso come artista con la consapevolezza di un cambiamento, ancora sconosciuto credo, in me stesso o nella mia pratica, dovuto appunto da questa deprivazione di ciò che è necessario e con l'emergere dell'ignoto. E con questo mio percorso vorrei che si manifestasse con individui e nei dintorni di questo, diciamo, della mia nuova, del luogo in cui adesso chiamo casa, che è qui a Cardiff, in Galles. Grazie. Ok, credo che ho detto tutto, sì, ok, grazie. Grazie.